Signori, ci siamo il giorno prima della gara. Pronti? Che mettiamo a posto le bici. Carichi, carichi. Andiamo a preparare le bici per domani. Attenzione, il vlog dietro al manubrio della Hero. Mi scoppia il cuore proprio. Andiamo a mettere a posto la bici dopo 2 giorni di riding, veramente di quello peso. Gommata nuova, precisa, la nostra Oise, la nostra birba affronterà i 4.500 metri di dislivello. No! Dove siamo? Alla Hero! E là che pica la Hero! Qui com'è che riescono a tenere il sentierino ciclabile? Sta pieno! Dove c'è il là che dice, splende sempre il sole. E che fai? La prendi una giubbatella d'acqua? Beh. Testiamo i materiali, no? Test materiali, se piovesse nella Hero. Storie di cime innevate e panorami mozzafiato. Ma che cazzo di luma che ci sono? Guarda grosso. Fa il balletto. Eccola, brava! Anzi. Vai. Cima Passo Sella. Eccoli, meravigliosi. E pensavate che alla Hero non facessi il video? Eccolo, dietro al manubrio. Attenzione. GoPro montata. Eccola. Avvicinati. Vogliamo vedere. Così, dietro al manubrio, tutta la gara, tutta la Hero documentata minuto per voi. Signori, ci siamo. Sta per iniziare la nostra prima Hero. Pronti? Andiamo alla partenza, griglia 3. Eccolo col nostro Matteo, vai! Siamo dovuti arrendere alla pandemia, abbiamo sofferto, ma abbiamo dovuto accettare quello che questo mostro invisibile ci ha costretto a fare, stare fermi. Si sono fermati tutti i comitati organizzatori, si sono fermati tutti gli atleti, si è fermato ogni sport, ma ora è arrivato il momento di riprendere, è il momento giusto per riprendere. Ripartiamo assieme da questi 1563 metri sul livello del mare. Signore e signori, benvenuti a Selva di Val Gardena, benvenuti alla BMW Hero su Tirol Dolomites.
a presentarvela, il sottoscritto Paolo Monton, per fortuna mia e soprattutto vostra, ben trovato a Manuel Esposito. Buongiorno ladies and gentlemen, welcome! Guarda che mi ritrovo insieme a quelli veri! Attenzione, partono le donne! Partono le donne! Attenzione, partiti elite! Partiti elite! Maiala quanto sparano! Ce la stiamo facendo sotto! Bene, ho già schiantato gli occhiali. Però, scusa, però siamo sotto, ci siamo. Un minuto alla partenza, dai, Ragazzi, in bocca al lupo a tutti, Diamogli il gas, Bocca al lupo. Mancate, crepi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inizia la Dante Arcevis. Bravi, bravi. Salamo? Vuoi una broccoletti? Non potremmo sta qui. No. Un muro qui sulla Dante Arcevis. E già i primi a piedi. Signori! Siamo sulla parte alta del Dante Arcevis, sopra di noi l'elicottero, un quartetto di eroi umbri, Pucci Petrignano, Paolino Giuseppe, Gusto Trevi, mountain bike, vai! E il nostro Mick, maestro che ci guida in questa gesta eroica. Trovo anche il fiato per farvi la telecronaca, maledetti. E andiamo a respugnare questa Dante Arcevis, prima salita, ultime due curve. Dai, Mavi! Oh! Oh, 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 oh. Dai, 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 dai! Dai, dai, dai! Respugnata la Dante Arcevis.
e cala di discesa e via, senza pietà. Vicino, ma porca troia, Tokyo Drift, yeah boy. Oh, wow, uomo grande, woohoo, yuhuu, ci facevo il saltino se lo sapevo. Guarda la moglie. No, lo so, ma così è troppo, no. Dio qua. Se vince niente, ma andà giù a due rompe coglioni. Ale, Dio qua. È troppo piano, troppo piano così, mi rompo i ma mi rompo i coglioni, no? Dio caro, un po' sì, ma che sega, salita, Dio caro, fate tutto il vento, poi a discesa che mortirolo, guarda la il mortirolo, ma io madonna, caro, ma da fa culo come un paiolo in salita, c'è in single track, mi tocca farla due. Ale. Magari. Ma lascia fare, dai, tanto dopo lascia fare, va così. E questo è il rischio di ammazzata di sassi. Io guarda. Veramente allibito. Ale, com'è qui che ci sarà? C'è la volpe? Che roba. Ale, uomini, io che ando curve. Ora mica andico da andare a fare di H, ma signore beato.
arriveremo e quando è il nostro ultimo in discesa. Ci so! Figata! Come si chiama sta salita? Allora ragazzi, salita del vaffanculo su questa cresta di rocce vulcaniche. E si torna su una seconda salita di cui ignoro il nome. Che meraviglia! Come si chiama sta salita? Tagada! Mi sa che non si chiama Tagada. Ah, che paesaggio meraviglioso! Top! Oh, se fa sì il dislivello! Ma che muri! Ma come si acchioccia la gente sul manubrio! Bellissimo! Che valle è bello! Mamma mia! Che spettacolo! C'è Michele lassù! Ora l'andiamo a riprendere! Ale! Ecco la deviazione del lungo e il corto! Quasi quasi prendo il corto, no! Non so dirvi dove siamo ragazzi, ma vi assicuro che è una cosa meravigliosa. Vediamo il Mick laggiù in lontananza. Torna a farci visita all'elicottero, a vedere se è tutto ok. E noi ci siamo. Yeah boy, si continua. Yo man! Tifo da stadio, amici. E qui la mountain bike è vista come uno sport, non come una cosa da pazzi rincoglioniti come da noi, ma non fa niente, noi ci godiamo tutto questo ben di Dio. Guardala che visuale. Adesso senza rischiare nulla andiamo belli passaggi così in mezzo al bosco, fighissimi, ancora con la neve, temperatura perfetta, top, bellissimo, guardate quanta neve, paesaggio meraviglioso da favola, questo bosco incantato con la neve intorno, mamma mia. Ah, me la godo proprio. Ah, c'è il cartello, attenzione. Vabbè, che attenzione tocca. Oh, yo man, trova il muro. Culo. Trova la linea hard. Ok. Ok. Ah, è lo scannello. E c'ha ragione. E tranquilla, hai ragione. Parecchio grosso.
Vai, vai, grazie. Quello lo scannello era grosso, non si faceva il bagno. Almeno con le mie capacità. Ma che bello, fa una discesa tutto solo. Partito l'anteriore sulla radicetta bagnata, parte l'anteriore, ma la tenuta, che non ho filmato, si arriva ad Arabba. Si arriva dentro ad Arabba e il Mic. Dove, eccolo. Torniamo on board con la Mazzorana e il nostro Mic. Adesso riprende la salita e mi ridaranno più di un chilometro. Recuperiamo, recuperiamo. È un po' che aspettiamo. Sì. Ah, guarda che passaggio, che bellezza. Ale, ale. Bravo Mic, bravo. Sono stato tenero. Dovevi rovesciare, no? Sono stato tenero. Andiamo lupo. Quella vera, eh? Mi ha detto che basta discesa tranquilla e recuperare. Di traverso. Questa discesa tranquilla e recuperare, perché poi arriva la famigerata ornella. Quindi raccogliamo le energie. Raccogliamo le energie che ci serviranno per questi, dice, quasi 3 km di salita mortale. Sembra tutto piatto, ragazzi, ma vi dico, c'è pochissimo, pochissimo grip. Ok, una cascata meravigliosa che ci accompagna in questo finale, ultime curve. Bellissimo. Prendiamo le gambe, hanno tutti paura di questa cazzo di ornella. E adesso andremo a vedere live on board quello che ci aspetta. Questa cazzo di ornella. Dio per il prato? No, dai. Shatush. E qui iniziamo a fare la gara. Ale, da adesso un po' inizia la gara, preghi. La gara riscalda bene. No, qui si fa la differenza. Nessuna pietà. Sì? Attenzione, eccola qua. Sta famigerata ornella. Andremo come su 300. Andremo a vedere se è verità tutta la leggenda su di essa. Lo svalico è lassù. Amici, guardate pure. Dobbiamo arrivare là dietro. Molto bene. E io devo trovare l'acqua. Caccia all'acqua. No, no, ce l'ho ancora. Fratello, ancora ce l'ho. Siamo come coppie barche. Ma Mic, ancora ce l'ho.
ti preoccupare, bevi, bevi. Vedi? Eccola. Anche il pit stop, raga. Grazie mille. Ma dove va? No, ma ha ripassato tutti. Scusa. Ecco la famigerata ornella. Sono 3 km così. Attenzione, la Mazzorana è scesa. Adesso vediamo il Mic e poi vediamo se scendo anch'io. Guarda, guarda lì come si impenna. Scende un altro col Mic, ma lui tiene botta. No, mette giù il piede. Ho messo il 50 e ci provo. Scendono, l'attento. L'attento. Vai, metto giù. Fine dei giochi. Il Mic riparte. Io sono leggermente dietro, ma raga, questo è un muro. Io caro. E fa vedere anche lì quanto è ritta. Ma che lavoro. Mamma mia. Massacrante. Ma è un muro, raga. Bravo Michele che la pedala, io sono sceso. Un altro muro devastante. Mamma mia, ero tornato in sella. 10 pedalate e vedo di nuovo lo sconforto. Cazzo, pesantissimo, raga. Questa dai ce la fa la pedala. 30-51, eh. Ma è ripartita la vena polemica. E vabbè, bellissimo, perché giustamente quelli super forti ce la faranno a pedalarla, ma non capisco che senso c'ha uno stradone così, cioè un muro impedalabile praticamente per quasi tutti. Finalmente si torna in sella, sono stremato. Ti gira la testa, ragazzi. Abbiamo spinto a tutta su quella salita. Sembrava da far arrampicata. Non ci credo. Non ci credo. C'è un filo di discesa. Mamma mia, sembra un sogno. Ah, è anche fresco in questa neve. Ah, ti rimette l'umore al settimo cielo. Guarda che spettacolo. Mamma mia, raga, che meraviglia. Oh, guarda quanta neve qua. Ti rimette al mondo. Che cattiveria sta salita, che troia. Si scioglie la neve, fango a go go. No, ma non state fuori, croce. Maronna buona. Dai, su. Lift, please. Oh. Mic, lo sapevo che mi portavi a Tribola, porca troia. Sorry, where is the taxi? 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 Finalmente finisce l'ornella, c'è il ristoro. Sali. Grazie. Bravo. Ale, ora sì. Mi spazzola, quasi quasi mi butto di sotto sulla neve. A pensare di aver fatto tutto quel culo in salita, io caro avremmo fatto non so quanti metri di dislivello e fa sto stradone che scende, cioè lascia perdere, porca troia. Si torna sull'asfalto, mamma mia.
Sì. Ma che va bene. Ma voi siete tutti matti. Voi siete tutti matti, dai. Va bene. Ma col cazzo carpo una faccenda così. Ma tutti sti stradoni. Stradoni a asfalto. Dai, dai. Ne vuoi più di panini? L'han tagliato. Boh, e che ne sa, chi l'ha fatta mai? Va bene, va bene. Va bene, grazie. Ciao. Ali, ali, ali. Ah, lo spritz buono. Finalmente un po' di terra, Dio caro. Che odio. Bombe a mano, eh! Arriviamo giù nel tanto dentro al laghetto. Due curve. Grazie. C'è la volpe qui? Bella, c'è la volpe. Fammi passa qui che mi diverto. Aspetta, guarda, fammo così, così e così. Guarda, che bellezza. Guarda che bellezza. Guarda là. Due sassi. Due cazzo di sassi. In salita mi passano, Iro, due sassi, tre radicette, Dio buono, due sassi, due, uno, uomini, via, fate manda giù, dai, ma che c'è, la volpe, via, vamo uomini, su. Via un po'. Bravo. Dilla, sei tu. Ma prima yo man, sì mi diverto solo così, no, me fate il tappo, amori della mamma, ve prego, che poi c'è un grip di quelli mondiali. Bravo uomo, tiella. Yo, grazie. Foto! Bravo, amo!
sì, morbido, morbido con le braccia. No, no, morbido con le braccia. Non sta intilito. Salita da 11 km, cioè sì. Il Duron? Sì, però adesso è bianca. Okay. Qua facciamo un alto piano che è irraggiungibile, ci sono solo gli ghiacci e le marmotte. Dio caro. A 2000 metri. My God. E poi salitiamo in cima di discesa velocissima del chilometro sull'ultima setta da 3. Ok, ok, ce l'ho. Ce l'abbiamo col Mick dietro al manubrio, ce la giochiamo. 11 e 48 minuti. Ora avrei una gara. Eccola. Grazie signora. Grazie. Veramente gentile. Attenzione. Dice che questo è il Duron. Guarda come se la pedalano. Guarda belli freschi che siamo. E ci credo. Da stamani. Da stamani alle 7:30 che siamo in B. Avete già fatto 4.000 metri su bella. 3.000. Grazie. Venderemo cara la pelle. Scattano adesso i 3.000 metri di dislivello su questa salita del Duron, che è veramente mortale. Sta famosa Val Duron
la salita era proprio in row. Adesso è il momento di centellinare le forze per affrontare gli ultimi poco più di 1000 metri di dislivello, chilometri non ne ho idea, a mezzogiorno 22 ci può stare che dai, c'è come tempo, per il mio allenamento ci può stare. Ci accoglie questo posto meraviglioso, guardate le sculture bellissime, legno favoloso, sembra veramente una valle incantata. Chilometri all'arrivo, signori. Andiamo a concludere questo Duron con vera disinvoltura. Ale ale, un po' di tifo, via. Olè! Ci serve, ci serve. Grazie. Riempite l'acqua. Aia, che gara, questi matti. Pronto? La GoPro avevi? Sì, faccio tutto il filmato. È un altro lavoro che ogni tanto devo cambiare batterie che mi bastano. Capito? Sempre smile allora, perché? Dai, a borraccio faccio la mia. Sali? Grazie. Sì, grazie. Ah, allora ti fermi anche te. Tutti fermano, l'ultimo ristoro qua, per quello. Ormai la gara era fatta. E si risale, signori, per la Val di Susia. Sempre col nostro Mick e non molla un colpo. Micidiale. Chilometri, signori, gli ultimi 5. Eccolo, eccolo il congiungimento col corto. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Eccolo, primo accenno di crampi, ci sono rimasti gli ultimi 2 chilometri.
l'ultimo chilometro. Fammi passare! Vai, vai, Bravo! Yo, man! Sì, sì, vai così! Vai, vai, vai! Bravo! Eccola, no! Vai, vai! Eccola, no! Eccola, no! Fammi salta qui, fammi spazio! Yo, man! Così si deve fare, no? E che sarà? Messo fino a buio. Anche Damiano è arrivato. Bravo Damiano, qui. Mamma mia, che fatica. Questo lo dedichiamo la Iro alla mamma che fa 70 anni. Ciao vecchia. Che segue. E ne fa parte, e ne fuoriescono. Eccolo! E la dedichiamo al mitico Sergione. Mitico Sergione, il prossimo anno vieni via con noi, Promesso. Te ci portiamo, cazzarola, Che stiamo. Ogni sasso parlava di te, sempre pensato a te sono stato. Grande. Prossimo anno vieni su. Oh, anche la medaglietta, guarda. Giro 2021, buonanotte suonatori. Bella lì, sedicesimo di categoria, 6 ore 23. Mamma mia, quell'allenamento che c'ha di grazia. Ragazzi, eccoli, eccoli. Ora c'è il video, quello ufficiale, i nostri Iro. Iro della Chebiche, meravigliosi, stupendi, intraprendenti, arrampicatori sociali di tutte queste montagne, meravigliosi. Una buona Iro che è andata proprio a concludersi al top con lo sprizzettino. Ciao.